Doppia seduta odierna per il Pescara, ovviamente senza i nazionali. Se Bellanova ha giocato uno scampolo di gara nel match pareggiato dagli azzurrini in Slovenia contro la Repubblica Ceca nel girone di qualificazione degli europei Under 21, José Machin e Lejan Memushai ritrovano sollievo con le rispettive selezioni dopo le amarezze pescaresi. Machin in campo 90 minuti nel successo, nel finale della sua Guinea Equatoriale contro la Tanzania, che vale la qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa. Più sofferta del previsto la vittoria di misura dell'Albania ad Andorra nella prima gara delle qualificazioni ai mondiali in Qatar. Titolare Memushai, sostituito al 62esimo. Per Machin ultimo impegno domenica, poi sarà di rientro. Bellanova giocherà domani sera e martedì con l'Under 21, Memushai domenica e mercoledì. Insomma, gli ultimi due saranno a disposizione di Grassadonia solo a ridosso del match casalingo con il Pisa, ovviamente da vincere, se questo Pescara ha voglia di non arrendersi ad una retrocessione che sembra oramai scritta. Lo stesso Grassadonia in questi giorni sta lavorando senza Gut, che si porta dietro i problemi alla caviglia riportati nel match di Vicenza. D'altro canto riavrà sicuramente Scognamiglio, che ha scontato il turno di squalifica, e Bocchetti, che ha smaltito il problema muscolare e sta lavorando in gruppo a pieno regime. In caso di forfait di Gut, la difesa 3 sarà composta da Drudi, Bocchetti e Scognamiglio. In caso di inserimento di Sorensen, Drudi giocherà al centro e alla sua sinistra avrà uno tra Bocchetti e Scognamiglio. Sono idee quando siamo ancora ad una settimana dalla partita contro i toscani. A centrocampo si è fermato Rigoni. Per l'attacco Odgaard sta lavorando a parte al pari di Riccardi e non è escluso che possa recuperare almeno per andare in panchina. Resta poi da capire se in questo ampio intervallo di tempo possa frullare nella testa di Grassadonia l'ipotesi di lanciare tra i titolari alcuni dei calciatori finora meno impiegati e anche per questo più freschi e liberi mentalmente. All'Adriatico si presenterà una squadra, quella guidata dal pescarese Luca D'Angelo, che ha avuto una pausa più lunga visto il rinvio del match col Pordenone e che per il secondo anno consecutivo ha chiuso in anticipo il discorso salvezza e si concentra nella lotta playoff. Niente sconti da parte del Pisa, che ha 4 punti da recuperare, ma con una partita in meno rispetto all'ottavo posto occupato dal Chievo.